Salve a tutti, un consiglio: iscriviti al nostro canale e premi sulla campanella per restare aggiornato sui nostri video. Cosa ci vuoi? Niente, basta un clic. Amici della Lepre Group, bentornati alla rubrica sul calcio, bentornati alla rubrica sulla Serie A. E allora si incomincia a delineare un po' la testa della classifica di questa Serie A. Milan, Inter e Juventus sono queste le tre squadre che vincono nel weekend della seconda giornata del campionato di Serie A, della seconda giornata di ritorno. Il Milan batte agevolmente il Crotone per 4-0, l'Inter vince venerdì sera a Firenze contro la Fiorentina di Prandelli, e nella classica del campionato italiano c'è Juventus-Roma, alla meglio la squadra bianconera che segna ancora con Cristiano Ronaldo e poi con una torete. Male il Napoli. Il Napoli perde ancora una volta, questa volta a Genova contro il Grifone di Pandev, che ha 38 anni si regala una doppietta contro la sua ex squadra. Naturalmente il Macedone non esulta, ricorda i 3 anni straordinari passati a Napoli e poi dà l'annuncio ufficiale che dopo l'Europeo si ritirerà. Il Napoli sta giocando davvero male in questo frangente di campionato, sia a gennaio che in questo inizio di febbraio vada veramente in grossa difficoltà, segna poco, riesce a vincere all'ultimo minuto come è successo a Udine, ma perde anche malamente, ha perso la Supercoppa contro la Juventus, ha perso contro il Genoa nell'ultima giornata di campionato, anche se poi alla fine andiamo a vedere il Napoli riesce ad ottenere tante azioni, riesce a tirare tante volte verso la porta avversaria, ma le reti sono davvero poche. C'è da dire che anche Petagna ha preso una traversa, Insigne ha colpito un palo, quindi diciamo è anche un periodo abbastanza sfortunato per quanto riguarda la squadra di Gattuso, ma sono tante 7 le sconfitte di campionato dopo 20 giornate. È un rollino molto negativo quello della squadra di Gattuso. Addirittura dobbiamo tornare indietro di 10 anni, quando il Napoli era allenato da Donadoni, non si vedevano numeri così bassi da quel periodo. Quindi da Donadoni a Gattuso c'è veramente un periodo davvero negativo, sia 10 anni fa che appunto nel 2021. C'è la voglia naturalmente di rifarsi subito, perché in settimana c'è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Si va a Bergamo, all'andata c'è stato uno scialbo, un deludente 0-0 allo stadio Maradona. Il Napoli ha 2 risultati su 3, se pareggia con gol va in finale, se vince naturalmente va in finale per non arrivare alla finale di Coppa Italia che si giocherà a maggio nella capitale, deve solamente perdere a Bergamo. Quindi il Napoli ha tutti i numeri per poter andare in finale di Coppa Italia. Tornando alla Serie A, appunto si incomincia a delineare la classifica della Serie A, perché il Milan, l'Inter e la Juventus sono le 3 forze di questo campionato. Poi c'è la Roma, poi c'è il Napoli, c'è l'Atalanta e c'è la Lazio. Insomma, è un campionato ancora lungo, ne vedremo delle belle. Tra l'altro la prossima settimana incomincia anche l'Europa League, ritorna anche la Champions League. Insomma, ci apprestiamo a vivere un febbraio davvero importante per quanto riguarda il calcio. Naturalmente noi seguiremo con un occhio di riguardo il Napoli di Gattuso. Massimiliano Alvino per la Lepre Group. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato.